Buonasera a tutti, buon lunedì, dovreste sentire la mia voce, vedere il buon Tony e anche il mio monitor. Allora, siamo live anche sulla pagina Facebook di TikMillItaly e quindi io direi di iniziare. Mi raccomando, come sempre, date un occhio al disclaimer e all'avvertenza sul rischio perché CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di TikMill Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, terzo appuntamento con il mitico Tony Cioli Pugliani, in aperitivo con Tony. Come sapete però, prima di entrare nel vivo, c'è sempre la presentazione del broker che rappresento, che è TikMill Europe, perché siamo dopo la Brexit, regolamentati con passaporto europeo attraverso la SISEC. E registrati presso la Consob con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. TikMill è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici e abbiamo disponibili anche i microlotti su questi tipi di strumenti. Non ci sono requote e limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune e non ci sono costi né su depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è uno screenshot che io ho preso dal sito della Consob perché non è facilissimo trovare tra le centinaia di società, comunque di imprese di investimento senza succursale dal loro sito. Questo appunto è diciamo, il numero di iscrizione dove viene riportato il numero di iscrizione all'elenco presso la Consob, che è 4310. TikMill, parliamo un po' di tipologie dei conti sui CFD. TikMill offre tre tipologie di conti. Quelli più utilizzati sono sicuramente il conto Pro e il conto VIP perché hanno spread a partire da zero, a cui va aggiunta una piccola commissione. Poi c'è il conto Classic che non ha commissioni ma gli spread un po' più alti. Inoltre, TikMill ha da qualche mese introdotto anche il conto sui futures e opzioni che potete utilizzare attraverso la piattaforma CQG. Io vi invito sempre a fare un salto sul nostro sito per andare a vedere un po' quali sono tutte le caratteristiche di questa nuova piattaforma e le condizioni che vengono applicate. Vi dico che il deposito minimo richiesto è di 1.000 dollari. Inoltre, oltre la CQG, è possibile poi connettere il nostro data feed alle vostre piattaforme come Multichart, Sierra Chart e anche TradingView. Dovrebbe essere anche disponibile Ninja Trader. Qualora qualche trader volesse connettere il nostro data feed alla Ninja Trader, basta poi scrivere al nostro servizio clienti l'email, la vedete qui in basso. Qui ritorno un attimo sul discorso dei CFD per mostrarvi un po' quelli che sono gli spread e le commissioni, perché è molto importante con questi strumenti cercare di avere un buon vantaggio pagando pochissimi costi di operazione. Quando appunto apriamo un'operazione dobbiamo conoscere quali sono i costi complessivi con cui dobbiamo far fronte con il trading. E quindi ad esempio su questo sito di MyFXBook potete constatare voi stessi come per la maggior parte del tempo TikMill abbia sempre gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor, e parlo a livello globale, quindi non solo a livello italiano. Questa è la tabella, e chiudo poi la presentazione del broker, riassuntiva per darvi un po' il colpo d'occhio delle commissioni che vengono applicate sui conti Pro e VIP. Sul conto Pro parliamo di 4 euro run turn, sul conto VIP 2 euro su un lotto di euro dollaro. Questo rispetto alla media di altri broker che io ho visto più o meno applicare su intorno ai 6 euro, vi fa risparmiare circa il 30% con il conto Pro e addirittura oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io vado in piattaforma, risaluto Tony. Ciao Tony. E buongiorno, buonasera, buonasera a tutti. Parto? Parto? Vai Tony, questo
Allora, è il momento che aspettiamo tutti. È il momento che aspettavo, anche perché io sono un po' un alcolista e quindi aspettare fino alle 7, due bottiglie non ce la faccio. E quindi aspettare fino alle 7 è stata dura, specialmente in questo... Tony, per compliance diciamo che è analcolico. Per compliance ovviamente è un analcolico, preso un bitter analcolico chiamato Ritterhoff, Bitter Gewürztraminer, qui del Sud Tirol, gradi alcolici zero, e quindi non fate mai come me. Io l'avevo promesso che quando, avevo promesso che insomma dovevamo simulare, compliance, qui non c'è mica il vino, ma siamo sicuri, e insomma, e qui iniziamo la tradizione. Devo anche non berlo per davvero, perché io poi... a fare un webinar bevendo si fa veramente fatica, però la tradizione è che l'aperitivo debba essere fatto con noi, insomma, per cui vi invito formalmente a prendere un bel ginger non alcolico, oppure come fa mia moglie, prende sempre l'analcolico alla frutta, una roba spaventosa, questo è un analcolico alla frutta. E così facciamo insieme. Salute Antonio, il grande Antonio mi saluta, il mio omonimo. Ciao Natalino, ciao Alessio. Alessio ce l'ha fatta tornare, è rientrato veloce, infatti. Andrea, la salutiamo. Insomma, io comincio subito col mio analcolico. E via così. Poi volevo sapere un'altra cosa, velocemente, da Giuseppe: quanto ti quota su Tikmil adesso lo Standard & Poor's, il future, quanto ti quota adesso? Allora, vediamo un po', insomma, così riesco a stabilire i rapporti. Vogliamo ricordare che tra un po' anche Tikmil ha intenzione, entrerà sul mercato regolamentato, ma già ci siamo già sui mercati regolamentati, però ti prendo come riferimento il CFD che è adesso in piattaforma, che è 4128. Perfetto. Poi se vado un attimo apro la CQG che mi quota in futures e non la 4120 e mezzo, ve lo dico io, 4120 e 25, 4120 e mezzo, 4121. Allora, è questo, ho fatto un trucchetto per dire appunto che Tikmil adesso entra anche lui col mercato regolamentato. Tendenzialmente la regola, quella dei CFD e mercato regolamentato, non siamo qui, non è nostro compito di spiegare le differenze. Tutti e due i contratti sono contratti derivati. Il contratto regolamentato ha tendenzialmente delle caratteristiche, sostanzialmente hanno un contratto fisso con un ammontare rappresentativo, un paniere, nel caso ad esempio dello Standard & Poor's abbiamo la bellezza di $50 al contratto o $5 qualora si utilizza il contratto micro, mentre nel CFD abbiamo la possibilità di scegliere la size e quindi anche fare delle belle mediate, scegliere una size che può essere anche di pochissimi dollari o addirittura credo anche un dollaro, ma non vorrei sbagliare. Quindi si parte da addirittura anche da un centesimo, appunto, quindi è molto... Per lo Standard & Poor's? Sono molto gestibili, sì. Sulla CQG è 4120 l'S&P mini di scadenza di giugno. Certo, lo stiamo guardando, 4120, 4119,75 eccetera. Ma io preferisco, siccome abbiamo un sacco di persone oggi, grazie, stiamo vedendo un sacco di persone, sicuramente ci sono vecchi appassionati di Tikmil che hanno il classico CFD, che addirittura puoi fare un centesimo appunto, però fate un dollaro. E abbiamo anche il contratto derivato, e quindi noi sappiamo che il contratto derivato, quello classico del mercato regolamentato, non ha la flessibilità del CFD, però con l'in-micro di fatto è possibile anche fare delle partite col CFD non particolarmente violente. Con quello grosso in effetti è un pochino troppo forte. Bene, ho sentito anche le commissioni sul cambio, sono veramente buone, $2, adesso mi scrivo anch'io perché l'euro dollaro è estremamente bello da tradare. Allora,
Mi fa piacere se passi al Forex su euro-dollaro, tante Faremo. robe. Ormai sì, dovrò farlo anche con Tickmill, così. Però sta di fatto che sugli indici ancora, diceva, non siamo sui massimi storici, giusto? Li stiamo. Allora, parliamo degli, perché ho parlato degli indici? Perché io volevo fare, abbiamo fatto il disclaimer per il vino e questo è analcolico e abbiamo fatto il disclaimer per dire non fate come me. Ma io ho il vizietto, per quello che chiedevo, di tentare, ma per fare proprio la scalpata, 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 che scalpata non si può con il suo relativo stop, anche un tentativo sul massimo, perché lo Standard & Poor's in particolare, lo Standard & Poor's tende a battere sempre, fa questa figura, il nuovo record storico, infatti l'aveva battuto a livello di future, diciamo. L'aveva battuto domenica, adesso batte il record storico e poi ritraccia un pochettino, ribatte il record storico e poi ritraccia un pochettino. E quindi proprio al livello di scalpata, se dovessi, mentre parlo, vedere lo Standard & Poor's già a 421, 421 e mezzo, io gli do un colpetto per fare tre tick e pagarmi l'aperitivo. E questa era la cosa che facevo, però purtroppo mentre sto parlando sta già scivolando e quindi l'opportunità sembrerebbe un po' meno. Avevamo visto anche con Giuseppe che il record del Nasdaq per quello che riguarda il future è addirittura di 2 mesi fa, è del 12 febbraio, mi sembra, del 2021 è stato a livello di future 13.888 a livello di future regolamentato. L'indice, noi sappiamo che c'è una bella differenza tra future e indice. L'indice si ha solo con il cash aperto e quindi è condizionato ovviamente dal future, o il future condiziona l'indice, ma l'indice è aperto solo nell'orario di contrattazione del cash, quindi dalle 15:30 alle 22. Anche con l'indice siamo molto vicini al record storico del Nasdaq, ma dobbiamo fare una sessantina di punti da questo livello. Ricordo 13.888. Difficilmente arriveremo durante questa sessione del mago. Quindi, siccome io ho promesso che volevo molto dinamismo, molta operatività, molte domande legate a quello che succede, abbiamo la fortuna di tradare a mercato aperto con l'America sul livello dei record, io direi che non sono valutazioni, sono scalpate. Tendenzialmente, quando ci si arriva, sempre sempre fatto così, parlo di Standard & Poor's e Nasdaq, già il DAX ha fatto dei movimenti differenti, in genere rifà il massimo storico, mi sembra che avessimo visto. Non vorrei sbagliare, adesso lo verifico perché delle sciocchezze non ho voglia di dirle. Ma adesso arrivo, eh. Ecco, vado a prendere il daily a 1 mese del future, facciamo tutte le specifiche precise. Il future aveva fatto 4.121 e mezzo venerdì sera, verso le 10, qualcuno appassionato l'avrà visto, 421 e mezzo, e oggi ha fatto, proprio mentre stavamo andando in collegamento, quel tocchettino in più, che lo fa sempre, 422 e 25, per poi rifiatare, vedete, e in questo momento vale 418 e mezzo, e quindi io mi sarei, se l'avessi colpito, accontentato di 3-4 punti, però fatto con uno grosso. Magari erano 150-175 dollari pressoché regalati. Abbiamo messo il disclaimer, eccetera. Monitoreremo con attenzione se c'è la possibilità di rifarlo in questi 50 minuti che ci separano. Cioè, quindi Tony, tu adesso mettiamo il caso che adesso in piattaforma sto facendo vedere l'S&P e volessi impostare un'operazione short con i CFD, quindi andando molto tranquillo su questi, lavorando su questi massimi. Entrare adesso short, se ho capito bene, sarebbe comunque in ritardo per fare qualche punto. Lo rispiego. Allora, è proprio una tecnica di una scalpata mordi e fuggi, proprio una rapina a mano armata.
E quindi la, per precisione bisognerebbe metterlo a 421, a 422. Ecco, 421,75 è proprio il minimo che posso mettere come avarata. Perché? Perché tendenzialmente io, insomma, che osservo, quando ci sono i record storici, questo stesso discorso per il Dow Jones, ma anche per il Russell 2000, va benissimo anche per lo Standard & Poor's, va benissimo anche per il DAX, o per gli altri indici, per i record, al momento in cui si tocca un record, c'è un attimo, ma un attimo, parlo che può essere un minuto, 5 minuti, un quarto d'ora, di realizzo e poi molto probabilmente si ritorna su a un nuovo attacco. Ok? Quindi il massimo l'ha fatto proprio mentre cominciavamo il collegamento, mentre stavamo un attimo prima che tu leggessi il disclaimer. Ha fatto questo 22, ha rifiatato verso 18. Io avrei chiuso a 18, 4 punti me li porto a casa tutta la vita, ma questo lo facciamo a scopo didattico, non mi interessa di Sì, fare. no, solo per capire che magari possiamo Esatto, a scopo approfondirlo anche. didattico che può capitare un'altra volta. Se si dovesse riavvicinare a 22, cioè al record storico, ma anche un pelomeno perché io sono libidinoso, ho voglia di giocare, riproverei a fare l'operazione di 4 punti. Poi, se mi chiedi adesso lo faresti, ma sì e no, no, perché torna sempre su e fa sempre il record. Lo farei al ritocco del record. Oppure, se vediamo una candela rossa di una grossa qualità improvvisa, di un movimento con una candela, mettiamo tutti, così abbiamo tutti lo stesso time frame, ci mettiamo i 5 minuti, anzi 3 minuti, 5 minuti sono d'avaro, a 3 minuti, mettiamo una candela a 3 minuti, un movimento, una barra rossa importante, importante in genere un po' più grande delle ultime barre viste. Qui si sta formando, proprio si sta formando la barra rossa che dicevo, e questo un po' è il giochino da fare. Siamo in momenti di record storici. Io, come ho dichiarato da più volte, non opero più di tanto, quasi per niente, sui mercati azionari perché non mi diverto. In questi giorni proprio non mi diverto, non ce la faccio, oppure faccio ste mosse avare per cercare di fare 3-4 punti. Non mi diverto perché la volatilità è l'essenza del trading, la volatilità è quella che noi apprezziamo, magari siamo anche più rapidi a perdere, ma sostanzialmente, insomma, se ci danno delle soddisfazioni, se io devo stare su un FIB che è spaventoso a guardarlo, che va come gli pare, fa quei 20 punti, poi riscende, poi ne fa 40, poi sale mentre gli altri scendono, eccetera. O devo stare su un DAX, ad esempio, DAX mi è piaciuto molto 10 giorni fa, si giocava molto bene, però se devo stare su un mini DAX o un DAX che mi fa 80 punti di escursione quando siamo a 15.000, preferisco anche no. Oppure, quello che faccio è quello di mettermi, se sono qui col mio bicchiere di vino, mentre ascolto Ciricola, e se ci sono delle mossette classiche che tendenzialmente danno i suoi frutti, per cui il ritocchetto del record e poi via via la discesa. Queste sono le cose che mi piace fare. Per quello che riguarda, così andiamo avanti, la mia operatività, io l'ho resa pubblica, non c'è potere, io sto iniziando, cioè ho già iniziato, per ora va benino, non benissimo, ma va benino. Ho iniziato a quota, diciamo, il debutto fu proprio 2 lunedì fa, a quota 172,39, direi 38, una bella battaglia col Bund tedesco, che è l'obbligazione, c'è anche il future, che a 10 anni con scadenza, il future scadrà scadenza giugno, per cui c'è un po' di complessità, cadrà aprile. Chiedo scusa perché il future. Io ho il CFD che mi quota 172,98 adesso.
Ecco, vedo che ci sono dei problemi. 172,98 invece il future, scadenza giugno, che scade però una settimana prima delle altre, voglio dire scade a giugno, quota 171,33. Te invece probabilmente hai un qualche cosa che... E così per curiosità, lo quoterete il regolamentato sul Bund, così? Al momento no, Al al momento. momento che io sappia no. Eurex no. Comunque, anche il future poi è la stessa identica cosa, hai fatto bene a dire il prezzo perché i prezzi sono differenti tra il future e il CFD regolamentare e il CFD di Tickmill, che me lo ripeti è 100. 172,97. Sono strumenti però sinceramente poco tradati, anche come spread su CFD sono abbastanza alti, Va quindi bene, allora lo a dico. livello informativo cioè, può essere interessante guardarlo, però sinceramente come CFD lo tradono in pochissimi, poi Va ovviamente bene, sul va bene. regolamentato è un altro discorso. Comunque, visto che siamo a livello informativo, do la mia view, io preferisco in questi giorni qui, faccio un po', parlo di questi giorni qui, io non abbanderò mai finché non muoio i mercati azionari, però in questi giorni qui, onestamente, questi DAX, FIB, Standard & Poor's, Nasdaq, offrono solo delle agonie, dei motivi per annoiarsi, diventare trascurati, per cui approfittiamo per magari studiare qualche cosa, guardare qualche grafico, vedere qualche video, lavorare, perché è un momento che lavorare in borsa è abbastanza frustrante, almeno per me. Proprio per questo spiegavo, parlo di questi giorni qui, ho una idea sul Bund tedesco o sulle obbligazioni in generale. A me piace un po' più il Bund tedesco perché addirittura ancora rendimenti negativi. Che potrebbero, sta scendendo, però potrebbe secondo me scendere al livello, e qui ci vorrà un po' di tempo, indubbiamente, di tassi zero per la Germania del decennale, che sarebbe una cosa storica, visto che tantissimi anni che il Bund, che è l'obbligazione più pregiata al mondo, perché l'affidabilità dei tedeschi non ce l'ha nessuno stato al mondo, se la contende con l'Olanda, anche probabilmente una tripla A, con l'Austria, ma pochissimi stati, credo anche l'Australia abbia la tripla A, ce ne sarà qualcun altro. Adesso è un po' che non li ripasso. Comunque, io ho quest'idea qui che ci sarà un po' di ripresa anche in Europa e quindi il mio ottimismo mi spinge a pensare che i rendimenti su Bund potrebbero andare a zero, e quindi, tanto per darvi la mia view, è questo quello che penso. Vediamo, e nel frattempo, io se qualcuno vuole fare delle domande, Ci sono do delle il. domande, sì, ci sono delle domande, Tony. Allora, Alessio dice euro-dollaro top, perfetto e quasi preciso. Oggi i Medi stanno, sempre Alessio, oggi i Medi stanno vendendo FIB e piccoli comprano. Sarà un segno, purtroppo non ho un'analisi dei volumi dell'S&P 500. E poi Giuliano, sul DAX, il DAX la spike di eccesso l'ha fatta sul daily ed ora lateralizza, possibile short? Ok, allora, quella dei Medi, ringrazio Alessio perché lui probabilmente ha la possibilità di vedere gli impatti e quindi i volumi, credo, adesso non lo so, che facciano riferimento proprio all'impatto, ovvero voi sapete che per fare un contratto di borsa uno è piazzato e l'altro impatta i livelli. C'è anche la possibilità di vedere gli impatti e sono anche numerati. C'è il contratto, i due contratti, i tre contratti e quindi uno può mettere un filtro. Alessio poi magari mi confermi se più o meno è così, può mettere un filtro e verificare magari oltre i quattro FIB, oltre i tre FIB, che sites adoperano durante le negoziazioni sul FIB. Lui ad Alessio piace il FIB e quindi avrà fatto così. E conseguentemente, magari, se lui dice i piccoli comprano e i grossi vendono, vuol dire che sostanzialmente i contratti, magari oltre i 3, o oltre il numero 4, oltre il numero 5, alla volta tutti insieme, per cui 5 FIB in un colpo non è poco. Sono i cosiddetti grossi. I piccolini sono quelli che vanno a comprarne uno alla volta. Tanto per cui abbiamo avuto questa informazione, noi ringraziamo. Tendenzialmente
quelli grossi si crede e spesso che abbiano più probabilità di avere ragione per ovvi motivi rispetto a questi piccolini. Quindi noi precisiamo quello che ha detto, scarico dati, elaboro, mi conferma Alessio che in questa, lui riesce a scaricare i dati, elabora, e quindi abbiamo questa informazione che solo l'aperitivo del mago regala. Buonasera il Gold, poi c'è la Spike di Giuliano, Giuliano che saluto, la DAX Spike di eccesso ha fatto su Daily ed ora è possibile lo short, così rispondiamo tutti. Adesso vengo a vedere, Giuliano, perché... Vengo a vedere il DAX. No, esatto, metti anche te il DAX, perché io, essendo un uomo Bund, io faccio solo il Bund, guardo il Bund e studio per le mie cose. DAX, pochissima volatilità sul daily, se lo guardiamo... È una roba, credo, il ragionamento è giusto, lui ha visto una spike, credo, importantissima la mattina e poi non ha più recuperato. Sì, questa è una formazione dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista logico, distributiva. C'è anche un mio filmato storico, che è uno di quelli che mi piace di più, del 2016, Nora Parlatoni, Stop Loss, dove... parlo proprio di questa figura, proprio sul DAX, che è abbastanza tipica, la sparata quasi chiudi stop e poi piano piano sgocciolamento. Se non si ritorna, quello che direi io sul DAX, poi ognuno ha le sue teorie, io il DAX lo trado anche dal punto di vista tecnico, secondo le mie regolette, se non si rivede il massimo della spike, entro oggi potrebbe essere un segnale abbastanza bruttino. Io ho anche un mini DAX short da 2 settimane ormai a 310 con obiettivo 210, ne ho uno piccolino, per cui Giuliano ringrazio anche Giuliano. Allora aspetta che sto vedendo Alessio sul discorso del FIB, dice preciso a grandi linee è proprio come dici tu, e oggi arrivavano anche vendite di 10-15 FIB alla volta. Perfetto. E per cui stiamo rispondendo. Invece c'è Vito che saluto. Vito, come vedo la situazione? Ma guarda, allora, io il gold, voi sapete che sono veramente innamorato del gold, perché sostanzialmente lo uso per fare dei miei certificati che hanno la possibilità di dare dei buoni rendimenti purché il gold non crolli. Questa è la prerogativa. E per questa roba qui il gold è fenomenale, perché questi certificati, bene o male, continuano, rendono il 12-13% all'anno, E anche se loro scende i $100, intanto il tempo passa, l'importante è che dei sottostanti auriferi come Barrick Gold non perdano oltre il 50% rispetto al prezzo di emissione del certificato. Quindi Barrick Gold tiene i $20, deve arrivare a 14 per cominciare ad avere dei problemi, e quindi mi trovo molto bene per questo. Inoltre io ho dato come view ufficiale mia, di quelle poche cose che dico sempre, mi ricordo, addirittura il tocco del 2000 nel 2021. View che confermo, per cui mi espongo, io addirittura dico che il gold può fare 2000, non il record storico, ma può vedere un secondo $2000. Lo spiego, che è un po' che non lo spiegavo, perché secondo me il contesto attuale, diciamo economico, è quello che più si adatta a un asset come l'oro, che in qualche maniera è protettivo dell'inflazione e in più è anche incoraggiato dalle politiche monetarie che fanno le banche centrali, in particolare la Fed, perché l'oro è collegato molto al valore del dollaro. Questo è il mio quadro generale, ovvero io credo che la Fed abbia ancora margine per poter fare le sue manovre e andrà a contrastare, se ci dovesse essere una piccola spirale inflattiva, per loro se fosse grande sarebbe ancora meglio, a contrastare l'aumento nominale dei tassi di interesse, quindi del T-not che si riflette poi sul Bund, in maniera importante. Quindi essendo
averci un po' di inflazione e il rendimento del T-Note abbastanza contenuto, potrebbe essere anche il 2, il 2,5, ma con inflazione al 3, il rendimento reale negativo, l'oro si esalterebbe in questa condizione e potrebbe recuperare 1.900 e perché no al 2.000. Questa è la mia idea. In questo momento, però, tuttavia, il focus sul mercato e sull'inflazione. Ma, e quindi uno dice, bene, l'inflazione con l'oro, ok, ma l'inflazione in qualche maniera fa aumentare, la paura di inflazione fa aumentare i tassi di interesse, ok? Cioè il T-note famoso, che è il decennale, io uso il T-note, il decennale, l'obbligazione decennale americana, usa quello per convenzione, altrimenti dovrei parlare di tutte le obbligazioni, però usiamo un benchmark, altrimenti spiegare le cose è difficile. Per convenzione uso il T-note, ha paura di questa situazione qui, e quindi se il T-note, cioè questa obbligazione, comincia a rendere il 2% e non c'è l'inflazione, quelli dell'oro dicono, oh, ma cosa ce ne facciamo noi dell'oro, visto che c'è il T-note che rende il 2 e l'oro per definizione è una cedola? E quindi l'oro in questo momento è un po' in difficoltà, perché abbiamo avuto anche un ritorno di forza di dollaro e in più l'allargarsi dei rendimenti. Una volta che a giugno saremo, o a maggio speriamo, liberi tutti, in particolare gli americanoni, che secondo tutti i rapporti, tra cui rapporti importantissimi anche, non so se andatevi a leggere, molto interessante quello che dice Diamond, scritto Demon, e che è il capo di JP Morgan, che ha lasciato delle interviste molto interessanti su quello che è la sua idea, insomma è la banca più importante del mondo, sull'entità di risparmio accumulato dagli americani, che siamo a livello da tanti anni che non si vedevano, gli americani sappiamo che spendono tanto, sul fatto che le politiche fiscali americane siano state enormi, cioè sappiamo quello che hanno fatto dando assegni a Gogo, sul fatto che abbiano risparmiato, perché tieni gli americani in casa, quelli sono abituati a spendere come degli assassini, sono lì pieni di soldi, e sul fatto che il debito pubblico sta aumentando, in più ci sarà anche la manovra sulle infrastrutture di Biden. Tutto questo contesto per me porterà a un incremento dell'inflazione, non devastante, ma abbastanza importante. Questo incremento dell'inflazione si rifletterà sulle manovre delle politiche monetarie delle banche, e in qualche maniera le banche cercheranno anche di contrastarla, ma è importante che ci sia un'inflazione e che il T-note non vada a rendere più dell'inflazione, cioè abbia un rendimento negativo. In questo contesto caotico l'oro per me troverai 2.000 euro. Questa spiegazione è la mia idea, che siccome abbiamo fatto il disclaimer può essere benissimo contrastata. L'oro, da quando dico così, insomma, non affonda mai, però diciamo che oltre 1.820, oltre 1.830 non è mai andato, quindi staremo a verificare. Poi chi mi chiede? Io provo a rispondere tutto. Dimmi tutto. Leggi la domanda di Pier Sergio che ti chiede: potrebbe spiegarmi, Tony, una cosa che non capisco? Sono gli acquisti sulle obbligazioni che influenzano il prezzo, determinando le variazioni degli interessi, o il contrario? Sì, no, ho capito benissimo, per Sergi, è giusto che lo sappi. Dunque, non è facilissimo questo concetto, chi lo conosce resta semplice. Allora, noi sappiamo che le obbligazioni hanno, quelle di cui parliamo in genere, una cedola fissa. Cioè l'ente governativo che emette l'obbligazione, lo Stato sovrano, dice: io emetto delle obbligazioni al 2% di interesse da qui a 10 anni, tutti gli anni il 2%, e le metto a 100, il mercato decide di all'asta le vende a 100 e rende il 2%. E questo, dal momento che il sottoscrittore compra questa obbligazione al 2%, lui ha garantito oggi, 12 aprile 2021, fino al 12 aprile 2031, ha garantito per 10 anni il 2%. Questo è il patto contrattuale, finita. Se il valore
Cioè c'è un sacco di acquisti e il valore si sposta da 100, va a 101. Evidentemente, però, dopo 10 anni ti restituiranno solo 100, per cui quel punto di fatto va a inficiare il rendimento del 2% che tu avevi pattuito. Quindi, se le obbligazioni aumentano di prezzo, si comprimono i rendimenti già prestabiliti perché le cedole sono fisse. Se invece, come sta succedendo un pochino adesso, le obbligazioni sono vendute, si aumentano i rendimenti. Per cui la domanda l'hai scritta molto bene, il rendimento è inverso al prezzo delle obbligazioni. Obbligazioni che scendono perché vengono vendute, si amplia il rendimento e viceversa. Spero di essere stato chiaro. Comunque, dalla domanda mi sa che avevi capito molto bene. Quindi, cosa sta succedendo? Secondo me, adesso avranno un po' di paura dell'inflazione, un po' di paura, poi nei mercati conta la paura, non i fatti, e quindi può darsi che vendano un po' le obbligazioni perché quando l'inflazione sarà al 3%, avere delle obbligazioni al 2% o all'1,6%, la gente dirà: oh, ma cosa me ne faccio? Piuttosto mi compro le azioni. Piuttosto mi compro l'oro anche. Avete capito? Piuttosto mi compro l'oro. Ecco perché mi piace l'oro, perché la banca centrale o le autorità sono bravissime a fare il loro lavoro, per cui anche se c'è l'inflazione, riusciranno a tarpare la voglia dell'incremento dei rendimenti e sostituiranno alla forza del mercato, che non ci sarà la forza del mercato per comprare le obbligazioni. Ci saranno le banche centrali, specialmente le americane, hanno un po' di spazio a rientrare attivamente nei buchi e la comprano loro, e quindi l'oro va su a bomba. Questo, però, ragazzi, io rido, scherzo, mi espongo. È semplicemente una mia idea per quello che mi piace l'oro. In questi giorni non è il momento dell'oro, comunque. Quindi abbiamo spiegato anche questo, nel senso rendimento esatto. Azza, allora devo andare in gioielleria. Salvatore è sempre presente. Ah, Salvatore, a 1760 devi andare a comprare il gioiello. L'abbiamo sempre detto, grande. È un grande. Ciao Luca. Luca mi chiede: perché aumentano i rendimenti e si nominano di ripresa economica? Perché quando aumentano i sentimenti e i rendimenti? È bella questa domanda qui. Allora, me lo sono sempre chiesto anch'io. In genere, quando c'è una forte ripresa economica, i rendimenti aumentano. Allora, per due motivi. Primo, perché la ripresa economica è sempre dietro a un aumento della domanda aggregata di beni e consumi. Qui la ripresa economica si ha quando gli americanoni hanno un po' di risparmi o risparmi costruiti, risparmi che sono i soldi stampati anche l'helicopter money dalle banche centrali, e consumano e comprano di più. Consumano e comprano di più. Quindi, a un incremento della domanda aggregata, abbiamo automaticamente un prezzo in tensione. Cioè, i prezzi sono figli dell'incontro tra la domanda e dell'offerta. Se l'offerta rimane stabile e la gente ha voglia di uscire perché è finito il coronavirus, sicuramente noi stiamo guardando con mia moglie dei prezzi degli alberghi quest'estate, c'è molta richiesta, i prezzi sono più alti. Mia moglie, quando torna dal supermercato, lei è brava in queste cose, dice: oh, io spendo 8-9 euro in più. Cioè, nei beni che servono davvero, non magari le automobili o pneumatici o altre cose, però i beni di consumo, gli americani intravedono una maggiore domanda e quindi aumentano i prezzi. Se c'è una tensione nei prezzi, ovviamente le banche centrali tendenzialmente tendono, questa era la teoria, anche ad alzare il tasso di interesse, proprio per contrastare la domanda aggregata che, se troppo forte, dovrebbe dare una spirale inflattiva, e per contrastare questo si aumentano i tassi. E questa è la ragione. La seconda ragione è perché in un momento di euforia economica, tendenzialmente gli investimenti sono più importanti, e quindi anche l'imprenditore, anche i risparmiatori, chiunque abbia della liquidità, preferisce magari
traprendere anche un'attività di investimento per conto suo. C'è uno che dice: cacchio, cosa me ne faccio di queste obbligazioni? La domanda tira, investo a rinnovare il mio bar. Entro e mi apro una pianineria, apro una discoteca, apro un'attività e quindi c'è la voglia di smobilizzare dei rendimenti, delle obbligazioni per investimenti produttivi. Altra cosa, il mercato tendenzialmente una volta era chiarissimo, adesso col QE è diventato un casino, ma 4 anni fa, 5 anni fa, tu guardavi il mercato che tirava, le azioni che salivano, gli indici che salivano e i bund che scendevano a rotta di collo e viceversa. Quindi anche i mercati finanziari hanno come regola che quando intravedono la borsa in salute, tendenzialmente c'è un giro di portafoglio e si va a cercare degli asset di investimenti più pimpanti. E le azioni, in un momento di ripresa economica, rappresentano tradizionalmente un asset che può dare più rendimenti di un'obbligazione. Quindi, quando le borse tirano, per motivi di inflazione, per motivi di investimento e per motivi anche di logiche di mercato, tendenzialmente scendono le obbligazioni e salgono i mercati azionari. Questa è la regola. Grazie. Qui allora, ma il rendimento non è Aspetta, fisso. Tony, che c'è una domanda in coda su Facebook. Mi scordo sempre di guardarlo, però c'è una domanda anche lì da Katia che ti chiede: secondo DAX, Katia mi chiede sempre il DAX. sì, non la... allora aspetta. Secondo Tony, il livello 15.150 è un buon livello di ingresso long per una trentina di punti? Non l'ha specificato, ma sì, l'ha fatto nella successiva domanda. Mi sono dimenticato di specificare lo strumento, il DAX. Esatto, Tony. Quindi 15.150 No. se è un livello long. No. Katia, io sono un testone. Sono un testone, io ho da 2 settimane un mini short e l'ho piazzato con un ordine fisso irrevocabile a 15.110. Quindi finché Tony non fa 15.110, il DAX non può ripartire. Quindi se tu vuoi scucchiaiare da sotto, adesso un po' scherzo, però aspettiamo almeno 15.110. A me, però aspetta un attimo, Katia. Devi vedere anche la qualità del movimento, cioè non puoi preordinare oggi un livello di entrata sul DAX. Questo però è il mio stile, un livello domani di entrata sul DAX, sulla chart, in maniera proprio assoluta. Certo, è individuabile anche per domani e dopodomani, però devi sempre vedere l'andazzo che ci sarà domani mattina. Allora, mettiamo che domani mattina il DAX parta da 240, 15.240. Se vedi subito uno scappellotto in un time frame di 5 minuti con una riga rossa così da 47 punti, poi vedi un rimbalzino di 8 punti e poi un altro scappellotto da 47 punti, cioè una dinamica aggressiva di ribasso, non è che dici Tony ha detto 110, stai lì. Fai un altro post e io ti rispondo tutto al più, però cioè, se invece le cose vanno barzotte come stanno andando adesso, magari 100, 110, 90, il DAX puoi tentare la scucchiaiata. Cioè, te lo dico chiaramente, dipende dalla dinamica però. Cioè, se domani parte tutto, adesso da quando abbiamo iniziato la trasmissione, lo Standard & Poor's è andato nel fosso, ha perso 10 punti, guardate anche il Nasdaq, guardate tutto. Sul DAX sarebbe il minimo dell'8 aprile, Bravo. 15.150. Sì, Adesso siamo. lei sì, lei l'ha detto perché ha fatto 146, 150 la scorsa settimana, 8 aprile, chiedo. Per cui io, dipende, Katia, no, così rispondo seriamente, Katia, dipende essenzialmente per me dalle dinamiche in cui il DAX rotolerà. Quindi dire a priori oggi qual è il livello di acquisto domani del DAX, starei attento, mi piace quel livello lì. Se scende in maniera normale, se scende in maniera normale, allora 110 scucchiaiamo, altrimenti preferirei
Altrimenti è meglio verificare la dinamica delle candlestick che ci saranno domani, altrimenti potrei dirti una cosa sbagliata. Sono qui. Allora sì, ti ringrazio sempre su Facebook. Tony, guardavo l'S&P che adesso sul 3 minuti, giusto? Sì. Ma ti volevo chiedere, in un'ottica sempre, visto che stavamo parlando di questa tecnica di spucchiagliare da sotto, no? Ma il livello di 4.105, non so se vedi la mia piattaforma, sto vedendo l'S&P, potrebbe essere invece al contrario un buon livello per cercare il long, visto che dicevi che magari va a fare un altro giro sui massimi. Oggi? Quindi, sì. Oggi? Oggi, sì. Sul 3 minuti lo sto vedendo il grafico. Sì, io adesso, come ho detto prima, in apertura non volevo neanche salutare che avrei fatto lo short perché eravamo a un punto dal massimo, e se avessimo aperto la trasmissione alle 6.50 l'avrei fatto e chiuso con 4 punti, lo dico. E adesso ve lo dico, al 60%, 65% il nuovo massimo lo fa. Quindi va bene, un nuovo massimo lo dovrebbe fare. Quindi a che livello hai indicato? 4.106. Sì, per me devi mettere anche un po' di più, perché può darsi 4.106, va benissimo. 4.106 del derivato classico va benissimo. Non so se lo fa, quello è il problema. Perché sta già reagendo adesso. Secondo me sì, cioè io preferisco psicologicamente, quando è così, colpirlo da sotto e quindi 120 riportarlo giù. Però adesso tra i due lo compro per andare a fare 6 punti a rialzo, sì, in un'ottica di scalping. Sai, 9 volte su 10 sto standard pur risale sempre. Bisogna essere di coccio poi per shortarlo adesso. O gli vedi un movimento incazzato, che forse mi è sfuggito perché sto parlando, con i volumi, insomma è bello scalettato, lo vedo il movimento, però insomma non, tra i due comprerei, lo dico chiaramente, a 110, 112, anzi se va lì lo mettiamo, lo mettiamo. Adesso Vediamo, mancano, il tempo vola con te Tony, sempre siamo già... fuori tempo massimo, tra poco, perché mancano allora rispondo velocemente. Pier Sergi, sì, ci sono volumi ridicoli sul FIB, il FIB è inguardabile, si perde a operare sul FIB perché è lento, pochi volumi, e poi ci sono delle bande che giocano tra di loro e ti fanno perdere. Non lo so, io quando è così il FIB io lo lascio perdere, poi lo riguardiamo quando diventa un po' più fluido. Ridicoli volumi e fanno un po' quello che gli pare, è un gioco fatto per far perdere adesso il FIBA in questi giorni. Pensa che nel primo minuto d'asta di 17.31 ha scambiato 8 contratti, esattamente, fa 8 contratti durante le aste finali, Pier Sergi, è spaventoso, hai ragione. Se mercoledì le trimestrali di qualche grossa banca americana saranno positive, dovremmo aspettare C nuovi massimi anche per il DAX. Sì, oddio, che secondo me mercoledì le trimestrali delle banche americane saranno positive, tutte, e già lo fa vedere quella lettera agli azionisti di mercoledì scorso fatta da Diamond, da quel tipo che vi ho detto di JP Morgan. Andate a vedere Diamond lettera azionisti JP Morgan, che sembra un'esaltata, ha fatto una lettera bellissima dove lui dice praticamente che lo Standard & Poor's è regalato. Dice dovrebbero aumentare le tasse, e poi scrive, è bellissima quella lettera, dice che lui vuole la parità degli americani, dovrebbero, però è regalato, per cui è molto euforico, sicuramente ha anche buoni motivi per essere euforico, però attenzione ragazzi, i mercati stanno scontando anche che l'economia è in grande ripresa, non è che è un gioco più difficile di quello che sembra, i mercati stanno scontando che l'economia è in grande ripresa, e quindi i prezzi si adeguano a questo. Io credo che l'economia reale, sapete che sono un fondamentalista, ma l'economia reale adesso va per i suoi, insomma, per vedere la borsa scendere dobbiamo avere delle cose brutte. No, chiedo scusa.
Per vedere la borsa scendere bisogna che ci siano solo cose belle, finito il lockdown, che tutto vada bene, poi scenderà quando tutto andrà alla meraviglia. Manca poco comunque. Vediamo se ci sono delle altre domande. Tony, ci sono volumi ridicoli? Se mercoledì le trimestrali, per cui sì, le trimestrali per me saranno buone. E il DAX, una volta che tocca 110, Katia ed io entriamo long, potrebbe fare il nuovo record storico. Nel breve tempo, preferisci il FTSE 1000 o il FTSE 100 andare long? Ricordo che dici tanto peggio, tanto meglio, esattamente Giordano, nel senso che peggio andrà la situazione reale e meglio andrà la borsa. In Gran Bretagna sono più avanti in una riapertura della TA, quindi vedi il ribasso. Sì. Sì, Giordano, hai capito tutto perfettamente. Sì, sembra assurdo, ma punterei più sul ribasso del FTSE 100, visto che a Londra oggi hanno riaperto tutto e tra 20 giorni andranno anche nei pub a chiuso e in discoteca, quindi dovrebbe cominciare a scendere la borsa perché lì andrà tutto perfettamente. Fabio mi chiede, complimenti, grazie, un'analisi su VTI. Io sono short fino a 50, ma VTI è un gioco difficile, è un gioco difficile, è un gioco difficile, anche lì hanno rovinato un po' il gioco perché tranne degli scossoni hanno rotto la volatilità, ma tu sei short fino a 50, bisognerebbe capire il ragionamento che hai fatto, perché 50 sarebbe un obiettivo troppo importante, visto la bassa volatilità che c'è. Per arrivare a 50, devi sperare che gli arabi decidano di inondare di petrolio convinti della ripresa e la ripresa non sia poi così fantastica come sembra, o che gli shale oil americani cominciano a produrre di nuovo come dei matti. Cioè, le logiche normali dovrebbero portare al rialzo il petrolio, però è anche vero che sono stati bravi a diminuire l'offerta e quindi a diminuire l'offerta, se rime si rimettono a offrire e aumentare l'offerta, però 50 mi sembra un target. Se lo prendi, me lo ricordo, io mi ricordo tutto e vengo Fabio a farti i complimenti. No, 50 no, dai, fai 50, 56. 50 è un obiettivo veramente ambizioso, eh? È come io il Bund 169, diciamoci la stessa cosa, dai, fai un po' meno. E qui c'è Alberto, che ho conosciuto anche personalmente, se qui io leggo Alberto Ponte, ma sarà lui, Pontellini, io conosco, Giuseppe nella CCQ, ci sono i volumi POC, queste le sa Giuseppe. Sì, allora sì, però non sulla desktop, quella che vi sto facendo vedere adesso, ma sulle altre piattaforme un po' più integrative della CQG, che sono la Qtrader e un'altra che adesso non mi viene il nome, però comunque andate sempre sul sito di Techmill e lì trovate tutte le informazioni del caso, anche sui volumi e sul POC, però sulla questa versione qui desktop non c'è. Rispondiamo. Bene, sì, Pamela, la penso più o meno come te. Pamela, sei avvantaggiata perché tu segui tutto. Pamela, che tra l'altro anche lei ho conosciuto personalmente, l'ho vista un sacco di volte anche alcuni anni fa, veniva fisicamente a vedere quando andavamo un po' in giro per l'Italia a fare le performance, per cui saluto Pamela. E lei dice piano piano scarichiamo i portafogli. Beh, sì, per poi rientrare, Pamela. Come mai solo il FTSE MIB non ha aggiornato il record? Siamo gli unici. Oddio, Vito, il record del FTSE MIB è del, credo, 7-8 marzo 2000, nell'infraday arrivò oltre i 51.000 punti. Quindi il record aggiornato. Non si può neanche dire perché siamo lontanissimi. Solo il Nikkei un po' ci assomiglia, il Nikkei che è un record credo dell'89 a 38.000, non vorrei sbagliare, grosso modo è questo. Noi siamo ben più indietro, però probabilmente lei si riferiva a
19 febbraio del 2020. Probabilmente, Vito, chiedo scusa, ci riferivi al 25, 4 e 50 del 19 febbraio. Vado tutto a memoria, io qui ho dei No, grafici. Tony, se non sbaglio, siamo sulla parte alta di quel box. Lo sto vedendo adesso sul mensile, il FTSE MIB nel 2009, che era sui 25.000 punti, quindi Ecco, ho quelli, vedi, sì, però se tu vai indietro nel 2000 vedrai sì. 51.000 l'8 marzo, adesso non so, però secondo me si riferiva al record dell'anno scorso del 19 febbraio quando siamo arrivati a 25.4. A 25.4 non l'abbiamo battuto, ma non lo so, sì, Però siamo lì, cioè non. siamo molto arrivati vicini perché abbiamo fatto 25.000 la settimana scorsa, siamo abbastanza lì vicini, abbiamo staccato qualche dividendo, abbiamo ancora le banche che un pochino pesano, le banche sono state quelle l'old economy, noi abbiamo una composizione più da senza tecnologici e ancora con un po' di old economy, solo la povera Enel, la Snam, Ferrari e ultimamente si è messa, che pesano tantissimo, si è messa anche Stellantis, stanno tirando molto bene il nostro mercato. Io la spiego solo per la composizione del paese, per la composizione che abbiamo dell'indice. Qui ho sentito un eseguito bene. Bene, no, avevo sul Bund. Bene, 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 bene. E allora, Ok, qui. ottimo Tony, io direi che siamo a posto così, abbiamo risposto a tutte le domande. Ci arrestano, ci arrestano. Sì, Alberto, ma io mi diverto un casino, eh. Io starei qui un casino. Mi piace. Vito, ultimo è esattamente Vito 2020, lui si riferiva all'ultimo del 2020, ti ringrazio. Non ci siamo arrivati, però quest'anno andremo abbastanza bene. Aspettiamo giugno, la moratoria delle banche. Se le banche decidono di rimettersi in regola, io spero che l'Italia faccia meglio di tutti. Io sono di quelli alla vecchia che spero che l'Italia vada sempre bene. È così. Tifo solo per l'Italia. Allora, grazie Tony, come sempre chiaro e esaustivo. Grazie a te Vincenzo. Te ci sei sempre, Alessio. Grazie, Alessio. Poi, Alessio, ci dobbiamo sentire per parlare di euro-dollaro, ma hai chiesto una volta. Io mi ricordo tutto. Mi ricordo. Grandissimo Tony. Ecco. Perfetto. Niente. Grazie Tony come sempre per le tue spiegazioni. Anche oggi è stato un appuntamento sicuramente molto 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 interessante. Stavo guardando, questo è il terzo appuntamento, se non sbaglio ne dobbiamo fare un altro. Due, 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 ne abbiamo due, Ne uno ad aprile altri e uno a due, sì. maggio. Stavo guardando un po' la data, il 26 aprile, eccola. Sì. Allora, la prossima è il 26 aprile, sempre alle 19. Ovviamente chi si è registrato a questi appuntamenti non dovrà comunque registrarsi anche a quello del 26, perché basta una sola iscrizione per partecipare a tutti gli eventi. Adesso ne rimangono solo altri due. Ok, grazie Tony, e vi auguro una buona serata e alla prossima. Io ringrazio tutti, mi raccomando, io sappiate che sono short di Bund e fate il tifo per me. Tutto qui perché Assolutamente, Tony. Ci io non mi siamo espongo per mai, te. però sono short di Bund e sono contento, perché anche oggi è stata una giornata carina, non bellissima, ma carina e spero ce ne siano altre tante così per me, ma più che altro per voi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti.